Ci spostiamo sull'alta via dei Monti Liguri con l'Alvi Trail, 8 tappe per quasi 400 chilometri. Riccardo Tilegna. Alvi Track, prima edizione 60 al via da Porto Venere, in gran parte italiani, dalle regioni attorno ma anche dalla Germania, dalla Nuova Zelanda. Alle 9 il via, prima di 8 tappe, primi 47 chilometri dei 370 complessivi, sentieri sterrato in piccola parte e asfalto. Tra i passaggi di oggi il telegrafo, poi la foce di Drignana, il passo del Bracco. 2000 metri di dislivello in salita, 1500 in discesa e Paolo Piano di Genova e Mauro Giraudo, vigile del fuoco di Cuneo, subito a dettare il ritmo. Saranno loro a transitare per primi al traguardo, santuario di Velva, comune di Castiglione, Chiavarese, 5 ore e 40 minuti il tempo. Abbiamo fatto tutta la gara insieme, mi ha aspettato quest'ultimo pezzo perché ho avuto problemi di crampi per il caldo, perché è la parte più dura di questa gara, il caldo. Veramente è stata una corsa veramente molto bella, una cavalcata tranquilla nei sentieri sopra le Cinque Terre, col mare blu là in fondo che teneva una compagnia. Corsa voluta per promuovere il territorio tra gli appassionati della corsa di fondo e della corsa in montagna. Altre competizioni del genere molto più frequentate, ma non c'è male per l'edizione numero uno, c'è futuro insomma. Le Alpi sono le Alpi, però il nostro Appennino è comunque una meraviglia. Io sto in Appennino e lo pratico costantemente dietro Genova ed è veramente un posto che non smette di stupirmi. E oggi è stata una meraviglia correre in sentieri che, pur essendo io genovese, ligure, non ho mai, come dire, concatenato. Domani seconda tappa da Varese Ligure a Rezzuaglio, 43 chilometri.